La globalizzazione dell'indifferenza è il primo nemico della pace, un atteggiamento generale che nasce dal rifiuto di Dio e che si può vincere con azioni concrete per aiutare disoccupati, senza tetto, migranti e detenuti. Dopo averlo detto per la prima volta a Lampedusa, Papa Francesco lo scrive nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2016, dal titolo «Vinci l'indifferenza e conquista la pace», presentato martedì in sala stampa vaticana dal cardinale Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. L'indifferenza è proprio una cosa, un'attitudine spirituale che nasce dentro di noi. Quindi vince l'indifferenza, questo termine diciamo bellica, proprio si riferisce a proprio questa lotta che dobbiamo condurre ognuno di noi dentro di sé, per saper suscitare qualche altra tendenza. Per esempio, rispondendo alla fraternità delle persone, ciò che dobbiamo sviluppare è quello di solidarietà, comprensione, simpatia e compassione. Nonostante terrorismo e conflitti riportino sempre più alla Terza Guerra Mondiale a pezzi, Papa Francesco individua motivi di speranza nello sforzo dei leader mondiali alla COP21 di Parigi per affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare il benessere della Terra. All'Angelus di domenica ha ricordato che l'attuazione dell'accordo, da molti definito storico, richiederà un impegno corale e una generosa dedizione da parte di tutti gli Stati, con una particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili. Ancora il cardinal Turkson. Chi ha seguito, per esempio, i discorsi di Kyoto, di Rio, eccetera, eccetera, certamente vede chiaramente la grande differenza, il grande sforzo fatto lì per realizzare questo accordo. Se anche è un po' ancora fragile e nebuloso i dettagli, ma così deve essere. Avendo tutti questi paesi con diverse esperienze di questa situazione, questa minaccia climatica, i dettagli per forza devono essere un po' diversi e lasciati ai paesi specifici di terminare di descrivere. Per vincere l'indifferenza, scrive ancora il Papa, è necessario dare vita ad una vera e propria cultura della solidarietà e della misericordia, come quella testimoniata da organizzazioni non governative e gruppi caritativi, all'interno della Chiesa e fuori di essa, e dalle associazioni che portano soccorso ai migranti, come il servizio per i rifugiati dei Gesuiti nel centro a Stalli di Roma, visitato da Francesco nel settembre del 2013, la responsabile della comunicazione Donatella Parisi. Chi scappa dalla guerra vuole solo la pace, la vuole fortemente, questo ci insegnano i rifugiati. Una volta arrivati qui, il loro calvario non è finito, perché devono fare i conti proprio con l'indifferenza di cui parla Papa Francesco. Molto spesso l'indifferenza della burocrazia, l'indifferenza e la diffidenza della gente che ha paura, non si fida dello straniero, di colui che arriva con una storia, una tradizione, un patrimonio culturale, una lingua diversa. Creare occasioni di incontro per il centro a Stalli è un'attività di servizio importantissima, perché crediamo che se i rifugiati vengono inseriti in contesti in cui possono parlare, in cui possono raccontare la propria esperienza personale, in realtà le società, la gente, l'opinione pubblica si può ricredere, possiamo diventare insieme una società migliore e anche più sicura. Alla presentazione del messaggio del Papa, il centro a Stalli ha portato alcuni dei 22.000 rifugiati che assiste ogni anno, come Samer Hafiza, fuggito da Damasco dopo un attentato allo scuolabus dei figli, vivi per miracolo. Ecco cosa ha visto al centro a Stalli. Io ho visto anche delle persone che odiavano, non sapevano inserirsi bene nell'ambiente italiano, odiavano gli italiani, poi piano piano sono diventati cittadini, sono diventati civili e hanno potuto trovare un lavoro, tutto tramite questo centro. Quando vedo un saluto tra un profugo e un educatore lì o uno che segue, io vedo proprio una fratellanza che mi colpisce. Per costruire la pace servono quindi gesti concreti, conclude Papa Francesco, nello spirito del Giubileo della Misericordia, ai quali è chiamato ciascuno di noi ma anche gli Stati. Atti di coraggio nei confronti delle persone più fragili della società, come detenuti, migranti, disoccupati e malati. Per questo chiede, tra l'altro, l'abolizione della pena di morte e la possibilità di un'amnistia, condizioni di vita dignitose per i migranti e rispetto per le donne sul lavoro. E nell'appello finale chiede agli Stati di astenersi da nuovi conflitti o guerre, di cancellare o permettere una gestione sostenibile del debito internazionale dei paesi poveri e di adottare politiche di cooperazione rispettose dei valori delle popolazioni locali e non lesive del diritto dei nascituri alla vita. Il dicastero guidato dal cardinal Turkson sta valutando quali modalità proporre per la cancellazione del debito estero. Cancellazione dei debiti sì, ma non
la forma che mette soldi soltanto nei governi, che poi può decidere come spendere cose, ma se riusciamo a trovare un'altra iniziativa che può fare queste risorse arrivare nelle comunità di base per fare qualcosa che corrisponde meglio alla loro situazione, questo pensiamo che sarà un po' più meglio.